come far arrivare a tutti l'umanità di Dio. Lo ha chiesto, se lo ha chiesto il Vescovo, dando come esempio il Magistero, quanto Sant'Alfonso Maria de Liguori ha lasciato e ha fatto per la Chiesa e per il suo territorio. Un Dio che diventa umano, e in questi frangenti che la Chiesa oggi si muove, e lo ha ricordato il Vescovo, perché la spiritualità non può essere disincarnata. Che può aiutare la nostra... Leggendo con attenzione la vita di Sant'Alfonso Maria de Liguori, che è veramente un gigante, un grande, ci sono tanti aspetti. In questi giorni mi ha colpito questa sua umanità, questo suo andare a cogliere non un Dio lontano, ma un Dio che si incontra sui pianerottoli, un Dio che si incontra nei cortili, un Dio che prende un po' il fetore dei bassifondi. Questo Dio umano che lui presenterà nella culla di Betlemme, il presepe, Dio che si è fatto bambino nel grembo di Maria, e pensiamo alle donne di oggi, Dio che soffre sulla croce, pensiamo a tanti sofferenti inghiodati in tanti letti, Dio però che ancora oggi è presente nel sacramento. Ecco, io ho voluto mettere insieme questo umanato e sacramentato, perché ciò che c'è nell'umano lo ritroviamo nel sacramento. Questo Dio che si è nascosto, direbbe Muriacchi, un Dio inagguato nella carne dei poveri e inagguato in una piccola ostia. Ecco, Sant'Alfonso Maria de Liguori, questo gigante, questo pastore, questo grande, quest'uomo che anche nella teologia morale ha guardato all'umano, ecco, non per tormentare l'uomo, ma per aiutarlo, per quasi curarlo nelle sue fragilità. Dobbiamo apprendere molto da lui, e speriamo che la sua testimonianza dia ad ognuno di noi, ai nostri sacerdoti, ai diaconi, ma a tutti i fedeli, alla nostra diocesi, direi un sussulto eucaristico. Perché la spiritualità non sia disincarnata? Sì, può capitare che io mi metto a pregare, faccio un bel ritiro, leggo un bel libro dal punto di vista spirituale, una bella pagina, ma poi quella spiritualità, ecco, mi allontana e magari non so dire grazie, non so neanche fare un sorriso. Capita tante volte nelle nostre comunità, capita in mezzo a noi cristiani, allora dobbiamo interrogarci. Se la spiritualità non mi fa diventare più umano, qualche cosa non funziona. E nella teologia orientale è molto chiaro che dove l'umano si realizza, dove si realizza pienamente, è pienamente presente il divino. Quasi a dire che, ed è qui lo scandalo del cristianesimo, Dio si è fatto uomo, e perché ogni uomo possa diventare immagine di Dio.